Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie. Attimi di panico alla vita in diretta, giornaliste aggredite da Santone di Miggiano. Nel corso dell'appuntamento di ieri pomeriggio, giovedì 10 ottobre, l'inviata della trasmissione Barbara Di Palma e la collega di Pomeriggio 5 sono state aggredite fisicamente e verbalmente da Kadir, il sedicente Santone di Miggiano. Le due giornaliste si trovavano nel paese pugliese per porre delle domande all'uomo e alla sua adepta Marika, la ragazza che pochi giorni fa girava nuda per le strade come prova della sua fede in Dio. Kadir evidentemente non ha gradito la presenza della stampa e ha reagito in modo violento. Durante il collegamento in diretta con l'inviata, Alberto Matano ha dichiarato: «I giornalisti sono lì per fare il proprio lavoro in un luogo pubblico. Stavano facendo delle domande. Come avete visto, Barbara è stata aggredita insieme alla collega. Entrambe sono state aggredite fisicamente». La situazione è generata al punto che il conduttore ha chiesto alla redazione di chiamare i carabinieri per garantire la sicurezza delle giornaliste. Matano ha esortato: «Barbara, allontanati. Prego la redazione di chiamare subito i carabinieri, perché è una situazione non più tollerabile. Vi prego redazione, perché altrimenti mi fermo, temo per l'incolumità di Barbara». Barbara Di Palma è stata aggredita da Kadir, il Santone di Miggiano, che si è autoproclamato fratello di Cristo. La giornalista si trovava nel paese pugliese per intervistare lui e Marika, la ragazza che ha svolto l'azione provocatoria per dimostrare la sua fede. La violenza gratuita del Santone ha suscitato indignazione e preoccupazione, tanto che Matano ha chiesto l'intervento immediato delle forze dell'ordine per garantire la sicurezza.